Buongiorno a tutti gli amici rosveltiani e a coloro che ci seguono. Come saprete, il 26 maggio dalle 7 alle 22 si vota per le elezioni europee. E nella circoscrizione Italia centrale noi invitiamo coloro che credono nella traiettoria del movimento Roosevelt e che hanno delle simpatie per la Lega a votare e a mettere la preferenza per Antonio Maria Rinaldi, una persona con cui noi abbiamo costanti rapporti e che spesso ha parlato dei cambi di carattere monetario ed economico che devono avvenire in Europa. Questa disunione europea spesso è sembrata occuparsi più degli interessi di grandi gruppi finanziari che degli interessi dei popoli europei e c'è molto da cambiare. Desidero rivolgere un saluto agli amici del Movimento Roosevelt. Mi chiamo Antonio Maria Rinaldi e moltissimi di voi mi conoscono già da molto tempo, non peraltro perché ho molti amici che fanno parte del Movimento e credo di aver insieme a loro fatto un percorso comune in tutti questi anni. Mi presento alle elezioni europee quest'anno del 26 maggio in quota Lega, nel centro Italia, cioè nel Lazio, nelle Marche, nell'Umbria e nella Toscana. Sarà non dura ma durissima, perché ritengo che il 26 maggio sarà un appuntamento estremamente importante dove dovremmo praticamente noi cittadini decidere quale Europa vediamo nel nostro futuro e soprattutto quali equilibri vogliamo dare nel panorama politico interno nazionale italiano. Se sarò eletto, cosa andrò a fare? Le cose da fare saranno non tante ma tantissime, a iniziare ad esempio di ribaltare completamente quel modello economico che ci è stato praticamente imposto da parte della Unione Europea. Sì, perché il modello economico è quello alla base dei nostri grossi problemi. Ricordo che l'Europa vuole la stabilità dei prezzi, cioè il controllo quasi fobico dell'inflazione e la rigore dei conti pubblici fino al raggiungimento del pareggio del bilancio. Ebbene, io sono un keynesiano, ho sempre professato la teoria keynesiana e quindi è ovvio che essendo in antitesi con quello proposto da Bruxelles e da tutti gli apparati, a iniziare dalla Banca Centrale Europea, cercherò in tutti i modi, in tutte le maniere di portare avanti la nostra teoria. Ripeto, sarà difficilissima, però si può fare molto, l'importante è volerlo. Inizierò chiaramente a chiedere a grandissima voce che la BCE abbia il suo statuto a immagine e somiglianza di una vera banca centrale, a iniziare dalla sua funzione principale, cioè quella di essere prestatrice di ultima istanza. Gli Stati debbono essere finanziati alla bisogna anche con l'intervento sul mercato primario, cosa che è inibito dallo statuto e dai regolamenti della BCE. Insomma, in poche parole, vogliamo che almeno la BCE sia effettivamente una banca centrale assimilabile ad esempio alla Fed o la Banca del Giappone, Banca d'Inghilterra. Altre cose, c'è da cambiare e smontare alcuni dei meccanismi automatici posti praticamente a supporto di questo modello che non piace, iniziare dal Fiscal Compact, che sappiamo perfettamente non è un trattato ma semplicemente un accordo intergovernativo ed è in palese contrasto sui fondamentali dei trattati europei su cui si fonda per l'appunto l'Unione Europea. Il lavoro è tanto, però guardate bene, l'importante sarà quello di riportare i cittadini e l'economia reale al centro dell'attenzione, cosa che purtroppo non è avvenuta. Ci sono stati grandi gruppi dominanti che hanno di fatto preso la scena e soprattutto quando hanno creato grossi disastri le problematiche sono state risolte dalle tasche dei cittadini e dall'economia reale. Ricordo che il nostro tessuto industriale non è composto dalle multinazionali ma delle piccole e medie industrie, lì è la nostra forza e lì dovremo tutelare. Come vedete le cose da fare sono moltissime. E a questo punto vi chiedo una cosa estremamente importante, amici miei, se vorrete, se pensate che io possa rappresentarvi in maniera degna, io non vi chiedo solamente di votarmi, ma di stravotarmi, perché voglio avere un forte mandato popolare per dimostrare che noi sovranisti siamo dalla parte giusta. Quando parlerò in vostro nome finalmente e soprattutto sappiate che io sarò non disponibile, ma sempre disponibile ad avere quel contatto con voi per poter portare le giuste istanze. Questa volta ce la faremo, è l'ultima chiamata. So che potrò contare su di voi e sono sicuro che quasi tutti voteranno il nome Rinaldi sulla scheda il 26 di maggio. Vi ringrazio e questa volta ce la faremo, perché ricordate sempre, chi non combatte ha già perduto.